Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi si gioca, tra pochissime ore si gioca, un Sampdoria-Juventus molto delicato e molto complicato. Come detto ieri Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di Vigilia, abbiamo già commentato le sue parole, l'abbiamo detto, un Allegri carico, diverso, che ha iniziato ad alzare l'asticella e sta iniziando a far capire alla squadra che queste partite sono indispensabili. Non ci sono altri risultati se non la vittoria, perché portare a casa la vittoria già oggi andrebbe ad aiutarti ad approcciare diversamente già la partita di Champions. E vedremo che poi questo sarà un unico cerchio, perché oggi mi sono aperto OneFootball e mi sono letto le parole di De Ligt, che ha rilasciato un'intervista al The Guardian. Per leggere le parole di De Ligt con OneFootball, link qui sotto in descrizione, oppure inquadrate con la fotocamera del vostro smartphone questo QR code. Mi sembrava doveroso e giusto parlare un po' di quelle che sono state le dichiarazioni appunto del nostro Matthijs nazionale, partendo da un presupposto. De Ligt è un leader nato, lo era all'Ajax e lo sapevamo, lo sappiamo, lo abbiamo provato sulla nostra pelle. Capitano giovanissimo, il più giovane capitano a giocare una finale europea, tra l'altro in Europa League con la maglia dell'Ajax contro il Manchester United, purtroppo persa. De Ligt arriva in Italia sotto la gestione di Sarri, vince lo scudetto, con Pirlo vince poi Coppa Italia e Supercoppa, quindi completa il circolo di tutti i trofei nazionali nel campionato italiano. De Ligt in Italia ha già vinto tutto quello che poteva vincere, non c'è nient'altro. Ora, per vincere qualcosa di nuovo, deve puntare all'Europa. E appunto, io qua dico una cosa abbastanza clamorosa, e cioè che non sarà vincere la Champions, bla bla bla, però io credo in queste cose, nel dare e avere. L'ultima volta che Massimiliano Allegri ha allenato la Juventus in Europa, ok, prima di questa stagione, quindi l'ultima avventura di Allegri con la Juventus in Europa prima del ritorno, è stata proprio con l'Ajax. Il gol di De Ligt è stato quello dell'eliminazione. Quindi a livello di karma, Matthijs De Ligt è a credito, no? È in debito con noi tifosi di Juventus, noi siamo a credito nei confronti di De Ligt, e Allegri maggiormente, ancora di più, perché è stato eliminato proprio da De Ligt. Ora, non succede, perché non succede, ma mercoledì, e qua lo dico ufficialmente perché l'ho detto su tante piattaforme ma mai sul canale, sarò allo stadio per vedere Juventus-Villareale, c'ho già veramente la testa che frulla. Io credo che Matthijs De Ligt debba restituirci un passaggio del turno ai quarti di finale, perché l'altra volta ai quarti ci ha eliminato, questa volta agli ottavi deve mandarci ai quarti. E spero che possa essere proprio lui a segnare un gol, magari addirittura nella stessa porta, di testa, con le stesse modalità. Io qui lo dico proprio, poi lo sapete cosa penso, cosa credo. I capitani della Juventus in questo momento sono Giorgio Chiellini, Paolo Dybala, Leonardo Bonucci. Questo è l'ordine, no? Dei giocatori che andranno a portare la fascia. Nel futuro, dato che Chiellini e Bonucci sono verso il non saremo più alla Juventus nel giro di una o due stagioni, e Dybala, sappiamo tutti i problemi che sta avendo Dybala sul mercato, sul rinnovo, io se devo immaginare un giocatore a cui affidare la fascia per il futuro è Matthijs De Ligt. Poi ovvio che c'è Cuadrado, c'è Alexandro, c'è lo stesso Danilo nelle gerarchie, però ovviamente Dybala permettendo, perché se Dybala rinnova la fascia è di Paolo Dybala. Ma se devo scegliere un giocatore nel futuro, e per futuro intendo tanti anni, da qui a tanti anni, la fascia la affido a De Ligt, perché per carisma mi sembra assolutamente il giocatore più vicino a incarnare lo spirito di trascinatore, di leader e di capitano della Juventus. De Ligt già oggi è capitano senza fascia. E De Ligt ha detto delle cose importanti che sicuramente a tanti andranno a dare fastidio, perché è sempre il discorso più vecchio del mondo, no? Risultato contro la prestazione, il bel gioco. De Ligt ha detto: alla Juventus se vinci 1-0 ma giochi male sei contento, se perdi 2-1 giocando bene sei più triste. E io mi rivedo alla grande in questa descrizione. Io sono contento di sentire De Ligt che dice delle cose del genere, perché sono cose che ho sempre ripetuto stagione dopo stagione. Io preferisco vincere giocando male piuttosto che perdere giocando bene. E ancora De Ligt insiste dicendo: se devo difendere molto alto e poi prendo 3, 4, 5 imbucate che si traducono in gol, allora delle due mi conviene difendere un po' più basso. All'Ajax forse difendevo troppo alto, ora alla Juve in questi anni in Italia ho imparato una via di mezzo, e credo che quest'anno sia in assoluto la stagione in cui abbiamo visto un De Ligt riuscire a interpretare al meglio tutto questo, perché è il difensore che difende più alto in assoluto, ma sta iniziando a trovare una certa continuità difensiva e stiamo iniziando a costruire un bel
fortino lì dietro, e lo dicono i numeri, no? A parte la partita con l'Empoli dove ne abbiamo presi due, bene o male siamo sempre riusciti a gestire al meglio la fase di non possesso palla e la fase difensiva, che secondo me non è ancora di livello perché difendiamo ancora con troppi uomini. Però Matthijs de Ligt è quasi sempre uno dei migliori in campo, e ricorderete, io nel video delle pagelle di fine anno l'avevo etichettato come il miglior giocatore della Juventus fino a questo punto, e quindi ripartire da De Ligt per concludere al meglio l'anno, assolutamente. In questo momento vedo Vlahovic come giocatore a cui aggrapparsi per terminare la stagione, ma De Ligt è il secondo, Vlahovic è il primo, De Ligt è il secondo, quindi siamo lì, stiamo parlando di grandi numeri. De Ligt poi aggiunge e dice: Chiellini ormai ha il dono di vedere il futuro, no? Quando sono di fianco a lui mi guida e mi dice: ora succede questo, ora succede quell'altro, ed effettivamente queste cose vanno ad accadere, ma è una cosa che ha imparato con gli anni, che non aveva 20 anni. E ora qua invece vado a esagerare, no? Aumento il carico. De Ligt in questo momento, e da quando è arrivato alla Juventus, da 18, 20, 29, non mi ricordo, 29, 18, 19, 20, 21 anni, quelli che sono, è assolutamente già più forte di Chiellini alla sua età. Io non so se ricordate i primissimi anni di Chiellini alla Juventus, io me lo ricordo nei primi post Calciopoli, quindi i primi anni di Serie A faceva molta fatica Giorgio Chiellini, sembrava un giocatore come tutti gli altri, un giocatore con molti bassi e pochi alti, ma lo stesso Bonucci. Da Antonio Conte in poi c'è stata una consapevolezza, una crescita di consapevolezza anche in questi giocatori, e sono diventati molto, molto importanti. E Giorgio Chiellini sul lungo è diventato quello che è Giorgio Chiellini oggi. De Ligt parte invece da una base molto più alta rispetto a quella che aveva Chiellini, con dei margini di crescita che sono praticamente illimitati, possono essere esponenziali. E io credo che la Juventus debba assolutamente investire per trattenere Matthijs de Ligt. Non mi stancherò mai di dirla questa cosa, al di là del fatto che possa essere effettivamente capitano. Incarna alla perfezione lo spirito e il ragionamento della Juventus. Il motto della Juventus è: vincere è l'unica cosa che conta, la cosa più importante, non è importante, è l'unica cosa che conta. E Matthijs de Ligt oggi ti fa capire che effettivamente lui lo spirito Juve l'ha compreso, l'ha fatto suo ed è la sua filosofia. In tanti vanno a definire mediocre un pensiero inerente al vincere sopra la prestazione, invece secondo me è esattamente il contrario. La vittoria non è mai mediocre, non sarà mai mediocrità. Ogni volta che si vince è qualcosa di assurdo, è qualcosa da festeggiare. Poi è ovvio che ci sono trofei più importanti, trofei meno importanti. Ma si lavora sempre per vincere, e alla Juventus si lavorerà sempre per vincere, che rimarrà la cosa più importante. Poi, che ci possa essere anche la strada in cui si vince con una prestazione convincente, siamo sempre lì, ce lo auguriamo tutti. Se invece ci sono dei momenti in cui bisogna scegliere tra le due cose per una miriade, innumerevoli motivazioni, allora la scelta deve ricadere sempre sulla vittoria. E penso che Massimiliano Allegri in panchina sia assolutamente di questa opinione. Matthijs de Ligt, che è uno dei giocatori più importanti di questa Juve, anche oggi si è esposto e l'ha dichiarato: io voglio vincere, a me interessa vincere. E le vittorie, anche se non vittorie perfette come quelle che abbiamo fatto con lo Spezia, quella che abbiamo fatto con la Fiorentina in Coppa Italia, ma tante altre vittorie durante quest'annata, ci hanno permesso di aggiungere dei mattoncini che in questo momento ci hanno fatto arrivare a una posizione in cui nessuno si aspettava di essere soltanto pochi mesi fa. Poi da qui alla fine del campionato si può migliorare, si può peggiorare, si può rimanere in questo limbo di mediocrità, perché intendiamoci, il quarto posto per la Juventus è una cosa mediocre, è il minimo, cioè stiamo parlando veramente del minimo sindacale. Nessuno può essere soddisfatto di essere effettivamente al quarto posto, e invece si può essere assolutamente soddisfatti di essere arrivati al quarto posto dopo essere partiti in maniera tremenda. E quindi da qui bisogna ripartire per inseguire il terzo o il secondo, magari il primo, perché un giocatore come De Ligt che ti dice una cosa del genere significa che ci crede. Lo stesso Dybala te l'ha detto, è un'opinione di Allegri, che lo scudetto, e poi sappiamo che Allegri è un bugiardo cronico. Io ci credo, e come se ci credo. E a me fa piacere, incredibilmente piacere, sentire i giocatori della Juventus che in questo momento, dopo una rincorsa incredibile, sono carichi, sono motivati. E allora qua deve essere bravo Allegri a non far esplodere tutto in una bomba, nonostante il livello che ha alzato ieri in conferenza stampa. Quindi io sono contento di sentire Matthijs de Ligt che mi dice: sì, va bene, giocare bene è fantastico, però se devo giocare bene e perdere, no grazie, gioco male e vinco. Fatemi sapere un po' le vostre opinioni qui sotto nei commenti.
Ve le aspettavate delle parole del genere a parte di De Ligt? Io non sono particolarmente stupito, devo dire la verità.